L'ultimo video, Maxi Tagliandone del GS a 90.000 km, e oggi tocca al tagliandone al trigger. Non per chilometraggio raggiunto, ma per scarso utilizzo. Sta fermo tanto tempo. È una moto di backup. Sempre stato lì per venderla, ma poi alla fine invece c'ha sempre il suo perché si difende bene. Ci ho fatto tanta scuola guida per le ragazze. L'ho usata un paio di volte per un'amica, poi per la mia compagna. E è una moto molto molto facile, motore 250 e molto docile, non ti mette mai in difficoltà. Allora, questo è dove si riempie l'olio e da lì è lo scarico. Adesso apriamo anche questo qui, così c'è un po' di passaggio d'aria, scarica meglio senza fare strani. Io ci vivo con questa persona. Pure questa la mettiamo. Non è calamitato questo. Lavoro delicato da fare qui è quello della filettatura di una delle viti del tappo del filtro dell'olio, che dal precedente proprietario ha tirato troppo la vite e ha rovinato la filettatura. Quello sarà un lavoro un po' delicato da Ah, questa qua, infatti, vedi, non è neanche stretta. Allora, il problema è che questo aggeggio qua io dovrei rifare la filettatura qui dentro, però non avendo degli strumenti, questo non è economico, questo strumento qui per rifare le filettature, non mi fido a fare questo lavoro. Ma perché? A che serve? Che succede? Qui dentro c'è la filettatura, quella rovinata. Il problema di questo punto qui è che è un passaggio di travaso. Qui c'è il forellino e c'è anche qui un altro travaso. E la vite, questa qua, ha una forma particolare. Qui ha un diametro e qui poi diminuisce. Allora, qui dentro c'è il filtro dell'olio, è una sorta di bicchierino con il filtro in carta intorno. L'olio viene spinto dentro il filtro a pressione. A pressione travasa, esce fuori attraverso il filtro e da dentro la camera che si trova qui, poi deve riprendere il suo naturale ricircolo dentro il motore e il condotto di uscita è proprio da qui. Dietro sta vite qui non ho l'attrezzatura, diciamo, adatta per ricostruire una filettatura, non sarebbe così, ci servirebbe la molla da infilare dentro per rifare la filettatura della stessa identica misura, piuttosto che consumare l'interno per allargare il diametro. Ma poi rischierei di fare limatura di ferro che rischia di andare in circolo. Alla fine rinuncio sempre. Non è un buon lavoro, è un adattamento per evitare di far danni peggiori cercando di risolvere qualcosa. Non compromette la moto perché in realtà qua perde appena appena, devo cercare di continuare ad adattarmi con questa soluzione qui in qualche modo. Sarebbe cosa buona cambiare sta guarnizione, ma non ce l'ho. Dato che lì sotto c'è il travaso dell'olio, non posso mettere frenatiletti qui, che non voglio rischiare di otturare i passaggi, quindi lo metto solamente qui alla fine. Questo non è un buon lavoro, però non ho gli strumenti adatti per fare un buon lavoro e evitiamo di fare danni inutili.
per cercare di fare buone cose. Ho un altro problema da risolvere che riguarda il freno davanti. Probabilmente l'olio da cambiare o lo spurgo da fare perché sostanzialmente non frena. Voglio fare cambio olio e spurgo. Vediamo se si risolve in questo modo. Intanto, per curiosità, voglio vedere come è ridotto l'olio usando lo strumento per misurare la percentuale di acqua presente nell'olio. Qui c'è la scala graduata, se supera il 5% di umidità sarebbe buona cosa cambiare l'olio. Vediamo come è messo. Ecco, infatti siamo in una condizione non ottimale decisamente. Allora, dopo aver ripulito tutto l'impianto, perché se no fai ricircolare lo sporco, e fare uno spurgo senza dover infilare dentro un sacco d'olio ogni volta, mando in loop il circuito, così da sotto ritorna sopra, si autoalimenta e butto fuori tutta l'aria nel frattempo, un po' come facevamo sul GS. E questa volta vincerei, non frena ancora come dovrebbe, frena, ma è proprio all'inizio molto molto lunga la frenata, non ha mordente istantaneo, avendo anche il tubo in treccia dovrebbe essere proprio quasi da on off sto freno, anzi me lo ricordo che era da on off. Quindi cambio olio, spurgo non è servito, rasare le pasticche non è servito, c'è ben altro, poco altro da vedere. Credo che siano proprio le pasticche vitrificate. A memoria stanno lì almeno da 15 anni queste pasticche, quindi magari ci sta che siano un po' vitrificate. Speriamo, magari poi sul canale il seguito della storia. Che cazzo avevo detto? Vabbè, allora, lavoro delicato da fare qui sul carter motore è quella di rifare la filettatura. Che hai mosso mentre parlavo? No, senti, arrivi, diciamo. Lavoro delicato da fare.